corsi con investimenti dedicati prevalentemente alla ricerca e produzione di... Maestranze ENI e Saipem di nuovo sul piede di guerra e un'altra volta per strada a manifestare, assieme alle sigle sindacali, la loro preoccupazione per il futuro del gruppo e l'annunciato progetto di vendita della più grande impresa chimica del paese. E l'esito dell'incontro, definito insoddisfacente dai sindacati del 12 gennaio scorso presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del ministro Guidi e dei vertici del gruppo ENI, hanno portato allo sciopero generale di oggi di 8 ore e un picchetto di 2 ore fuori dagli stabilimenti, compreso quello di Fano. Una partecipazione al presidio più contenuta dei lavoratori, però ci hanno assicurato che molti non si sono presentati. Qui al presidio di 2 ore, dalle 9 alle 11, sono di meno rispetto all'ultima volta, forse perché non riguarda specificatamente come l'altra volta proprio la sede Saipem di Fano, ma è un discorso più a livello generale, di sede nazionale. Comunque la preoccupazione per il futuro e la mancanza di risposte certe sul futuro dell'azienda e soprattutto anche sul piano industriale che a febbraio verrà presentato sono le cose che hanno animato anche il presidio di Fano. Nelle Marche, poi dove Eni, insomma, ha il padre fondatore Enrico Mattei, questa cosa stona ancora di più. Eni è uscita da questa regione lasciando ogni centro direzionale. A giorni chiuderemo l'ultima sede di Eni Gas & Power, quindi insomma una situazione particolarmente difficile e incomprensibile. Per le sigle sindacali l'atteggiamento dei vertici del gruppo Eni, che hanno tenuto deliberatamente un profilo basso nelle informazioni, risulta poco credibile e contestano l'ipotesi di una cessione ad un fondo americano, temendo o una dismissione o un consistente ridimensionamento dell'attività. Il gruppo Eni ad oggi non ha dipendenti solo gruppo Eni, ci sono diverse aziende al suo interno, che va dall'energia alla chimica, ed è importantissimo che rimanga sul territorio italiano, perché comunque gli investimenti che fino ad oggi vengono fatti sul territorio nazionale sono molto importanti per il paese. Se vogliamo guardare avanti, se vogliamo parlare di sviluppo, se pensiamo comunque in prospettiva il bene di questo paese. Una cosa è certa per lavoratori e sindacali: non si può regalare la chimica italiana a un piccolo fondo americano. Il pacchetto di maggioranza e il centro decisionale devono rimanere in Italia e tutti i lavoratori tutelati. Andremo ad un confronto con l'azienda Saipem, abbiamo indetto le elezioni del RSU lunedì scorso e quindi subito dopo, entro il mese di febbraio, faremo un incontro in chiarimento su questi temi che sono rimasti sospesi sul futuro di questa sede e dei lavoratori, dei 1000 circa lavoratori comunque di questa sede. Il gruppo Eni torna ad investire in...